a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ho appena finito la masterclass di XTB e adesso mi dedico al video dell'analisi dei mercati per il canale Trading On. Intanto vi faccio vedere questa, ragazzi. Dai, e qui ci vuole un mi piace su questo video, perché ragazzi, dopo la maglietta Trend is your friend, ok ragazzi, è fantastica. Questo sarà il nostro mantra, ci accompagna da più di un anno, ok, non riesco a farla, ecco così, ma è assolutamente bellissima, ragazzi, col mio logo Trend is your friend, non ve lo dimenticate. Allora, andiamo a fare un'analisi dei mercati. Scusate la qualità del video oggi, ragazzi, ma non riesco a registrare con il mio solito, preferisco darvi il contenuto piuttosto che comunque ogni tanto badare magari anche la qualità, che è sicuramente importante, però oggi facciamo un po' più contenuto, anche perché poi vado in ferie da questa settimana e quindi la programmazione del canale scende a 2 video come lo scorso anno, per chi di voi si ricorda. Ok, andiamo sui grafici subito, facciamo una cosa veloce e guardiamo quello che sta succedendo, perché i mercati stanno arrivando alla scadenza ciclica di agosto. Ci stanno arrivando, ragazzi, alla fine ce l'hanno fatta, ci siamo arrivati e andremo a cercare questo punto di svolta. Cambierà la situazione, cambierà il trend, riprenderà il trend rialzista dei mercati. Questa è la risposta che tutti stiamo attendendo. Allora, guardiamo intanto quello che è il grafico di Bitcoin contro dollaro, Bitfinex, sempre ragazzi, ok? È giusto, mi si chiede per sicurezza. Allora, qui è il grafico che stiamo seguendo, ragazzi. Adesso vi ingrandisco il tutto quanto e guardate che capolavoro, che precisione ha fatto Bitcoin su questo grafico con la fase ciclica negativa di tempo che attendevamo perfettamente. Vedete, ragazzi, questa fase ciclica ha compreso, diciamo, questa fase di ribasso, questa fase di negativa tra un virgolette, ragazzi, perché in realtà è un trading range, però diciamo una fase di respiro. In realtà è iniziata qui, da questo punto in poi è iniziata la fase negativa, quindi qualche giorno prima, un po' precoce, però poi quando è arrivata qui si è stabilizzata, quindi è risalito, è risceso, quindi in sostanza era un'area di attesa. Dove possiamo diciamo ancora arrivare? Ancora ci sono possibilità di ribasso? Sì, intanto la giornata di ieri è stato fatto un bellissimo minimo doppio con il precedente, funge anche da minimo ciclico, ma assolutamente sì, non c'è necessità di $10 di differenza su Bitcoin, quindi potrebbe essere già buono, assolutamente sì, ma ancora c'è tempo, ragazzi, perché possiamo arrivare tranquillamente a questo punto, ma sappiamo che essendo un ciclo molto più ampio potrebbe anche aumentare ulteriormente verso la prima decade di agosto. Quindi in sostanza come bisogna ragionare? Qui bisogna ragionare, ragazzi, pensando a cercare un'inversione di trend in questo momento, cercare un'inversione di trend fondamentale su questi mercati, perché noi dobbiamo posizionarci di nuovo long. Allora, questa è la mia idea, è quello che sto cercando di fare io, cercare un riposizionamento long dei mercati. Lo faccio comprando qui sui supporti? No, io lo faccio quando il mercato mi darà dei segnali di forza. Dei segnali di forza lo prediligo in questa fase, perché questa è una chiusura ciclica e potrebbe anche accelerare con forti ribassi, perché è un ciclo molto grande, quindi è importante. Potrebbe anche scendere qui intorno agli 8.500, così come insomma anche addirittura ai 7.500, ma lì saremmo veramente in una situazione un po' pericolosetta, quindi dovremmo poi insomma riflettere un po' sul dunque. Al momento a me quello che interessa è cercare una inversione di trend e poi riposizionarmi long di breve sui mercati, breve e medio, per poi tentare di vedere se effettivamente parte un nuovo ciclo, che adesso vedremo anche su un altro grafico, perché è un grafico speciale, l'ho pubblicato in Academy questo pomeriggio, primo pomeriggio, adesso ve lo faccio vedere anche a voi perché lo spieghiamo insieme. Oggi faremo solo Bitcoin, quindi ragazzi non c'è Ethereum, perché tanto non serve la stessa cosa ciclicamente, ok, quindi facciamo solo Bitcoin. Allora, intanto primo livello da monitorare su Bitcoin, questo qui, ragazzi, il massimo che ha fatto in questa giornata. Devo spostarmi. Allora, questo qui, ragazzi, vedete che è 11.100.
11.100, 11.200, ovviamente dategli una naturale fluttuazione di Bitcoin, diventa la nostra nuova resistenza. Solo al di sopra di questo livello potremo indicare come iniziato un nuovo ciclo. Abbiamo due punti da valutare. Il primo è questi livelli di massimi, quindi che è 10.002, e l'altro è 11.200. Sono due livelli che ci indicheranno se questi cicli famosi di cui io vi parlo, questa fase, diciamo, ciclica, potrebbe effettivamente essere iniziata o meno. Quindi prima questa, vediamo di dargli un colore diverso se non ci ingarbugliamo, e secondo questo. Questi sono dei livelli che daranno un'idea generale di quello che che potrebbe essere appunto la partenza di un nuovo ciclo. Se prima, intanto, il mercato deve andare a superarmi 10 e 2 chiusura daily e poi deve andare a superarmi questo, quindi primo livello qui è fondamentale, un livello importantissimo assolutamente, che è il primo, che è qui, e poi il secondo, che è qui. Ok, ragazzi, questi sono due livelli che dovete monitorare e ci diranno se il mercato vuole iniziare un nuovo ciclo. Adesso ci spostiamo su un grafico per farvi vedere una view generale. Restano a livelli di supporto, chiaramente il supporto a 9,2 che ancora non è rotto, il mercato tenta di andare giù, poi si, insomma, riposiziona. E poi c'è questo qui, questo è bello forte, 8500-8000, questo bello forte, quest'area qui. Poi sotto quella, ragazzi, campanello d'allarme, dobbiamo rivedere il tutto. Ok? Questi sono i due livelli da tenere monitorati e che sono fondamentali per un riposizionamento long. Da un punto di vista ciclico c'è ancora tempo per scendere, ma il mercato sta esaurendo questa sua fase e potrebbe anche stupirci, speriamo, in positivo. Allora andiamo a vedere, vediamo quanti grafici c'ho oggi qui, dove era quello giusto? Eccolo qui. Ok, vi ho beccato il grafico che volevo farvi vedere. Allora, questo è un grafico che io condivido con l'Academy e che abbiamo fatto, diciamo, con loro, con la mia community premium. Da un po' di tempo lo stiamo seguendo. Abbiamo visto, diciamo, qui potete vedere, ragazzi, insomma, ci sono tante informazioni in una buy area fondamentale, insomma, che era qui, i target, insomma, che erano attesi. Non l'ho voluto cambiare di proposito, quindi questo è lo stesso che abbiamo fatto quando eravamo qui. Ok, non l'ho voluto cambiare proprio per farvi vedere una serie di cose di cui dobbiamo riflettere oggi. E sono molto belle queste cose. Intanto, la mia previsione per la chiusura dell'annuale, questo ciclo che stiamo chiudendo adesso, ragazzi, proprio questo qui, era di 5.700 quando ho fatto l'analisi. Quindi ho detto potremmo anche arrivare a 5.700 perché avevo pensato che più di 6.800-7.000 il mercato non sarebbe salito. In realtà il mercato ha raddoppiato, ragazzi, di rialzo. Vedete, perché io non uso mai take profit su questo mercato, ma sempre seguo il trend, perché è un mercato esplosivo, amplifica le discese così come amplifica i rialzi. Ok, guardate come è salito rispetto a quello che erano anche le attese di tanti mesi fa. Anche perché a volte serve guardare questo tipo di grafici per capire anche se effettivamente poi siamo in una fase negativa o meno, addirittura siamo, insomma, stati eccessivi. In realtà, ragazzi, siamo stati eccessivi rispetto a quella che era la mia idea generale. Siamo andati del doppio sopra, e questo è il problema, perché avevo anche inserito questa. Ragazzi, questo grafico, così come lo vedete, io l'ho creato qui in questi giorni, qui, settimana di febbraio, ok? Siamo andati perfettamente, purtroppo, a beccare questo massimo qui. E io avevo indicato anche agli amici dell'Academy, agli utenti premium di Trading On, se succede questo, pericolo per la struttura dei massimi scendenti lungo periodo. Cosa significa questo grafico? Siccome io l'ho ripubblicato oggi, ve lo spiego anche a voi. Allora, questo grafico ci dice se noi siamo qui in questa fase e abbiamo toccato questi massimi, siamo in una fase di pericolo perché il mercato è andato troppo sopra. Potrebbe anche fare una cosa, potrebbe iniziare a scendere. Quindi abbiamo un massimo e un massimo più basso. Si instaura un pericoloso massimo discendente. Vedete come l'ho scritto lì? E nel lungo periodo questo sarebbe pericolosissimo.
ovviamente dove è andato a finire il mercato? Esattamente lì, ragazzi, ok? Il ritracciamento famoso di Fibonacci 61,8. Vabbè, bruttissimo, bruttissimo, sarebbe stato meglio fosse arrivato fin qui, però c'è arrivato, poi ovviamente non è un unico segnale questo qui, poi il segnale bisogna che venga confermata la fase di ribasso. Al momento il mercato sta facendo una fase di ritracciamento per ritornare sul suo livello, che era questo 8005 già indicato. Il delta trend che cos'è, ragazzi? Una pendenza lineare accettabile del mercato. Il mercato sta ritornando sul suo livello naturale di crescita, perché era andato troppo sopra, vedete? Ok, quindi fin tanto che questo viene rispettato così come lo stiamo vedendo ora, tutto è ok, ok? Non mi spavento nel lungo periodo, non mi spavento nel lungo periodo, perché è vero che c'è questo, che è il primo campanello di allarme, però ancora non abbiamo rotto i livelli importanti come 8005, non siamo entrati pesantemente a ribasso, quindi va benissimo così. Cosa c'è da fare? Vedete ancora qui una volta la scadenza ciclica qui in questo grafico è più ampia, riportata il 12, nella settimana del 12 di agosto, c'è ancora 1-2 settimane di tempo, possibile, assolutamente sì. Vedremo se il mercato avrà intenzione di riprendere un nuovo trend in questo nuovo ciclo qui. Ok? Ragazzi, per oggi è tutto, vi ho fatto vedere questo grafico bellissimo per dirvi una cosa. Attenzione a mettervi a ragionare troppo nel dettaglio anche nel presente, perché spesso si viene buttati fuori. Le idee che noi avevamo qualche mese fa erano queste e il mercato le sta rispettando, con i suoi eccessi naturalmente, ragazzi. Qui abbiamo raddoppiato ovviamente i livelli di prezzo, ma non è mia consuetudine, sapete, indicare i livelli di arrivo, insomma, o di acquisto, così non è il mio modus operandi, però abbiamo fatto una idea, un chiarimento. Questa fase di ribasso, oltre a essere assolutamente scontata, vedete le freccette, ok, è anche un po' timida in realtà, perché se questo è il livello di delta trend, quindi il delta, diciamo, di oscillazione, siamo ancora sopra, ragazzi, in sostanza dovremmo scendere un pochettino per stare un po' in equilibrio, magari potrebbe arrivare anche qui, vedete, sui 7600 circa, insomma, siamo ancora con un mercato forte, ok? Quindi io mi attendo un'inversione ciclica, se avverrà, non sappiamo, ancora c'è tempo, potrebbero volerci un paio di settimane, ma la mia idea è di riposizionarmi long nel breve termine, al di là dell'holding di lungo periodo, sui mercati, e c'ho anche dei trading system in Academy, abbiamo un trading system mid term che in questo momento, in questa fase particolare, interessantissima anche il suo livello di ingresso, perché potrebbe indicare un buon livello di ingresso. Quindi noi utilizziamo tanti sistemi, utilizziamo indicatori, utilizziamo trading system e facciamo il nostro meglio per poter cavalcare questi mercati che sono sempre sempre molto difficili da tradare. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere qui nel canale Trading On, iscrivetevi se non l'avete fatto e mettetemi i commenti, ragazzi, a tutte queste idee. Noi ci rivediamo presto sul canale con il secondo video, perché da questa settimana sono in ferie, concedetemelo, ragazzi, un mesetto, farò solo musica, c'è la chitarra alle mie spalle, la vedete di là, eccola là. C'è la chitarra alle mie spalle perché farò solo musica questo mese, andrò in tour con la mia band in giro a fare baldoria e festa. Ok, ma sono sempre legato a YouTube, qualsiasi cosa di diciamo particolare succederà farò ovviamente più video, per il resto due video a settimana come programmazione. Ciao a tutti e ci rivediamo a questo punto venerdì. Ciao!